Felice Fortunato Ziliani è stato un comandante partigiano cattolico che, guidato sempre nella sua lotta all'interno della Resistenza dagli ideali cattolici e da altissimi valori morali. Negli anni della ricostruzione, era nato nel 1922 a Monticelli Gongina, negli anni della ricostruzione è stata una figura di spicco sia in ambito politico, militando nella DC, nella Democrazia Cristiana, e anche in ambito sociale e lavorativo. È stato direttore dello stabilimento Agip di Fiorenzuola. È stato anche presidente della sezione piacentina e segretario a livello nazionale dell'Associazione Nazionale Partigiani Cristiani, nata dopo la scissione con l'ANPI, e ha saputo ritirarsi dalla politica nel momento opportuno. L'ha fatto sempre con grande dignità, l'ha fatto sempre con grande rispetto, e appunto nel momento in cui sentiva di doversi ritirare. È morto nel 2005 dopo aver passato il testimone a Mario Spezia come presidente della sezione piacentina, appunto, dell'Associazione Nazionale Partigiani Cristiani. È morto il 5 novembre del 2008, lasciando un'eredità morale e culturale importante.